tutti amici e benvenuti alla Bianco Auto. Oggi andiamo a vedere un problema abbastanza noto su queste Jeep Compass, comunque motore turbo diesel gruppo FCA Stellantis 2140 cavalli. Andiamo a vedere vettura che strattona, spia motore accesa, eliminazione automatica dello start e stop. Andiamo in diagnosi, abbiamo diversi guasti, ma quello che più ci interessa è il guasto P0100, misuratore portata aria. Misuratore portata aria che di per sé lui funziona perfettamente, ma abbiamo oltre il misuratore dell'aria che non passa nel collettore di aspirazione. Questa vettura non ha ancora 100.000 km, ma solo 98.000, è un 2018, probabilmente fa dei tratti brevi, quindi non si scalda nella maniera adeguata. E cosa succede? Succede questo, che si vanno a ostruire i collettori di aspirazione. Guardate, sono tutti pieni, le valvole swirless, che sono queste, rimangono incastrate e abbiamo un flusso dell'aria minore. Abbiamo un flusso dell'aria minore anche nelle GR. Guardate qua l'imbocco delle GR, che è tutto pieno, lo vedete? Questi sono il ricircolo dei gas di scarico, è la condensa del ricircolo di scarico. Questo è il radiatorino dello scambiatore delle GR, che qui lo vedete così, i fori che sono fuori da 6 mm sono diventati da 3, quindi qua dovremmo andare a lavare con un liquido apposta, perché non andiamo a sostituire tutta le GR ovviamente, anche se forse in via ufficiale si cambia tutto nelle concessionarie ufficiali, noi le laviamo che andiamo a recuperare i pezzi, che secondo me viene a costare un'esagerazione. Ovviamente per fare questa lavorazione bisogna smontare un sacco di roba. Guardate qua nel vanomotore, per andare a far uscire il collettore di aspirazione bisogna togliere la pompa alta pressione, quindi distribuzione, adesso qua l'abbiamo tolta tutta perché tanto andava fatta, ormai era già nei 6 anni la vettura, quindi andava fatta, perché queste vetture qua la distribuzione è o 120.000 km o 6 anni, quindi bisogna andare a smontare la pompa alta pressione, andare a togliere il collettore di aspirazione, andare a verificare che al fondo là c'è quel barilotto che è lo sfiato dei vapori dell'olio, se è intasato va sostituito, perché sennò va a inficiare sul recupero dei gas di scarico. Quindi bisogna andare a pulire tutti questi condotti del ricircolo del gas di scarico, compreso il collettore di aspirazione, che ovviamente non lo andremo a sostituire, ma lo andremo a lavare, perché il collettore di per sé è in ottimo stato, la parte elettrica funziona, quindi si va a lavare raschiandolo con dei liquidi, si va sicuramente a mettere a posto e si va anche a pulire questa tubazione. Una volta fatta tutta questa lavorazione si andrà a fare la regolazione di base della valvola GR, perché è stata smontata, di questo motorino perché è stato smontato, e la vettura sarà di nuovo perfetta. In questo caso andiamo a fare una rigenerazione forzata di dati particolari, così anche lui si pulisce praticamente a nuovo e la macchina partirà di nuovo da zero, mettendo la cinghia di distribuzione nuova, la fase è perfetta, quindi questa vettura avrà di nuovo lunga vita. Purtroppo quando le vetture vengono utilizzate poco per tratti brevi, non è colpa di nessuno, si sporcano un po' di più e vanno ripulite. In ogni caso un lavoro del genere su una vettura usata normalmente, quindi anche tratti lunghi, arrivato a 180-200.000 km, avremo questo, diciamo, tasso di incrostazioni da andare a pulire. Sta capitando un po' su tutti i veicoli, a benzina ovviamente non abbiamo un ricircolo di gas di scarico, ma non avendo il discorso del particolato abbiamo meno fumosità, quindi avendo meno fumosità c'è meno problematiche di questo genere. I benzina hanno altre problematiche, quindi ognuno, diciamo, ha un po' la sua, bisogna anche un po' essere fortunati. Per andare a effettuare questa lavorazione ci chiamate al numero 345-060-8680 o un'email a info@biancoauto.it o al numero fisso ci chiamate al 0141 96 2214.
la via più breve è mandare un messaggio su WhatsApp, così lo leggo e poi appena ho tempo gli rispondo, o con un vocale, poi gli scrivo in qualche maniera. Facciamo. Ciao a tutti, alla prossima.